E quella mattina decise la sua partenza. Indosso aveva la sua tunica, in capo non aveva niente e nel sacco di tela solo qualche oggetto che sarebbe servito per la sua mensa. Così si incamminò verso la grande montagna, ove vi rimase in solitudine ben 36 anni. Quando decise un giorno di tornare al villaggio, lo fece lasciando tutto e senza portarsi nemmeno gli oggetti per la mensa. A passo lento e cadenzato giunse al villaggio dopo 3 giorni di cammino. Ma il villaggio era diventato una città. E dove un giorno c'era la sua casa fatta con canne e tavole, ora c'era un grande fabbricato in cemento con la scritta luminosa esterna. Fermo, incredulo e mal vestito, si sentì pervaso allora da un grande senso di nostalgia, prima di venire arrestato e portato in galera dalla polizia.